Davanti a noi abbiamo due armate piuttosto buone. E con noi abbiamo un'armata comandata dallo stesso Tribonio di Adrianopoli e di Flavio Belisario. Sappiamo già dove andremo a finire, no? Ave gente, sono Larus qui su Attila, Total War The Last Roman. Dunque, questa puntata parto subito facendo un'offensiva ad Ancona, siccome lì l'epidemia è terminata. Le loro armate sono ridotte un po' male ancora perché l'epidemia ha avuto un bel effetto. E direi di non sprecare troppo tempo e spostare già tutte le armate in posizione. Qua c'è ancora l'armata solo del nostro caro amico Tribonio Adrianopoli che si deve ancora spostare. E vediamo. Se io attacco qui, può arrivare il nostro amico Tribonio. Non so se può arrivare. No, però comunque possiamo attaccare solo un'armata. E se faccio l'attacco notturno siamo più avvantaggiati perché credo che l'armata in rinforzo non so se può arrivare. Appunto. Quindi attacchiamo subito questa armata qui che è isolata perché abbiamo fatto attacco notturno. Ricordate, attacco notturno è molto importante perché possiamo isolare i rinforzi. Quindi attacchiamo. Ok. Clima asciutto direi che va più che bene. E attacchiamo di notte. Dunque, noi siamo avvantaggiati sotto ogni punto di vista in questa battaglia perché abbiamo superiorità della fanteria, superiorità del tiro, superiorità forse della cavalleria, anche no, sì, superiorità della cavalleria di sicuro, e oltretutto attacchiamo di notte. Abbiamo anche degli onagri, quindi questa battaglia qua è già vinta a tavolino. Tuttavia, entro in battaglia perché effettivamente molti di voi si sono un po' mi hanno detto che mi hanno chiesto di fare una battaglia perché veramente da tanto che non ne portavo una. E sì, perché no? Infatti, portavo giusto qualche battaglia. Di solito non le portavo perché trovavo queste battaglie qui. Spesso, quando tutte le battaglie che abbiamo fatto, io mi mettevo sempre in una posizione in cui l'esito della battaglia era più o meno certo. Infatti. Per questo che ho fatto poche battaglie. E quello che ho fatto, che ho giocato sul campo, è perché l'esito era incerto e non potevo fare proprio altrimenti. Dovevo andare in battaglia. Dunque, con un onagro possiamo attaccare direttamente tutte le truppe e con l'altro no. Direi che possiamo attaccare un po' a caso, intanto non importa. Magari attacchiamo solo i sagittari che non mi garbano troppo i briganti a cavallo. Del resto non è che mi preoccupano troppo le unità del nemico. Anzi, per niente. I sagittari si possono spostare un poco più avanti. Vediamo già come i sassi cadono sul nemico. E possiamo iniziare a muovere la nostra cavalleria sui giavellottisti. Per fare una carica abbastanza rapida. Ritiriamoci subito con la tagmata o la tagmata. E spostiamo avanti la fanteria per fare un attacco piuttosto rapido. Intanto noi abbiamo la superiorità tattica in qualsiasi caso, quindi non dobbiamo preoccuparci troppo. Ok. Perfetto. Muoviamo la cavalleria per fare un attacco alle spalle. E qua possiamo attaccare i Miles. Ok, attacchiamo le spalle subito le unità di Juvenes, che comunque sono abbastanza buone. Perché in realtà le mie unità sono superiori dal punto di vista, qualsiasi punto di vista, però comunque sono in superiorità numerica. Ok. Inseguiamo le unità del nemico che sono in ritirata. Ok, una vittoria praticamente schiacciante. Niente da dire. È bellissimo distruggere il nemico così in maniera brutale.
Anche abbastanza in fretta, è durata niente questa battaglia. Sta durando niente. Ok. Qua la cavalleria del nemico sta tentando di fare una piccola carica inutile, però ovviamente non ce la fa per niente. Voi fermate tutto qualsiasi tipo di attacco. Perché adesso non dobbiamo rischiare di perdere uomini per il fuoco amico. Vi ho attaccato di notte, abbiamo fatto veramente troppi danni in questa battaglia. Abbiamo anche perso veramente pochissimi soldati. Qualche decina, nemmeno troppi. Che è un bel risultato, eh. Non è che capita spesso vincere una battaglia con così poche perdite. Oltretutto anche la differenza numerica non era così elevata. E avevo proprio delle unità molto molto più avanzate, perché tatticamente non ho fatto nulla, ho fatto solo un attacco piuttosto rapido. Avevo sì la superiorità del movimento e anche dell'artiglieria, avevo di tutto e di più. Cioè, ovvio che vincevo. E abbiamo anche ucciso il generale nemico. Adesso tutte le truppe si ritireranno senza opporre troppa resistenza, immagino. C'è anche un'unità di Tagmata che è diventata di grado argento. Addirittura. Una tagmata di grado argento è imbattibile. Ora muoviamo solo le nostre unità di cavallerie. Le nostre cavallerie verso il nemico che sta ancora qui in questa zona con gli arcieri. Con i sagittari. Ok, finiamo subito la battaglia. Vittoria decisiva. Vittoria decisiva, direi che possiamo ammazzare i soldati del nemico senza troppi problemi. E dopodiché possiamo muoverci per attaccare sempre nella stessa giornata l'altra armata che sta ad Ancona. E si ritirano addirittura, quindi attacchiamo prima l'armata degli Araldi della Morte. Di notte, di nuovo. E anzi, facciamo così, attacchiamo subito Ancona. C'è un attacco notturno, che così magari gli altri soldati non arrivano. Ovviamente questo qua è un assedio veloce, quindi automatizzo, non è una battaglia sul campo. Anzi, potrei anche non fare un attacco notturno, che così riesco a prendere nella stessa battaglia due eserciti. Quindi attacchiamo subito. Se non facciamo l'attacco notturno, ci conviene un po' di più prendere tutte e due le armate, perché così posso eliminare tutti in un solo colpo. Ok, direi che la battaglia possiamo farla in clima asciutto, non è niente di che. E dobbiamo vedere però da dove arriva il nemico, perché noi non lo sappiamo, perché io voglio piazzare la mia armata in un punto, sì, che faccia fuoco sulla città, ma a me bastano praticamente due pezzi d'artiglieria, che tra l'altro uno è di grado 2 oro e l'altro è di grado 1 oro. Quindi, oh mio Dio, deve essere proprio imbattibile come unità. Del resto, preferisco piazzare tutte le mie truppe più o meno qui. Che così mi avvicino verso la collinetta e inizio a far fuoco. Posizioniamoci così. E iniziamo subito la battaglia. Ho dimenticato qualcuno? Nein. Perfetto. Iniziamo a colpire abbastanza brutalmente il nemico in quella zona del campo. Quindi spostiamo anche le nostre truppe per fare un po' di scouting. E mi è andato anche di culo perché tutta l'armata nemica arriva alle nostre spalle. Cioè è andato di culo perché così posso subito dispiegarmi ad affrontare il nemico.
Attacchiamo i Comes con la nostra cavalleria Tagmata. Oh, no. Oh mio Dio. Oh, qua c'è della fanteria, dei Miles. Ritiratevi subito. E qua porto 2 unità, giusto 2. Per affrontare il resto. Sono un po' impaninato. Impaninato non è un termine brutto per utilizzare impanicato, ma sono tra un in un panino, insomma. Cioè c'è il nemico qui che mi vuole impaninare tutte le mie truppe e io non sarò il sandwich. Non sarò l'hamburger della situazione. Ok. Ok. Concentratevi qui allora, voi altri. Queste 2 unità di scutatori, se riescono a prendere, a far fuori tutta l'armata nemico che arriva, del nemico che arriva dalla città, veramente. Non so che cosa posso fare a loro. Ovviamente nessuna prestazione sessuale, però sarò abbastanza contento, cioè di dire siete stati bravi. Ok, del resto io mando subito la mia tagmata, o tagmata, non so come chiamarla, verso il nemico che sta in questa zona qui. Qua ci sono ancora dei Miles con lancia, però manderò la mia tagmata contro i giavellottisti, principalmente. Tanto qui c'è il nemico che sta arrivando. E mettiamo subito al sicuro la nostra cavalleria. Allarghiamo un po' la nostra formazione. Ok, il nemico inizia a prendere colpi. E smettetela di sparare, fare qualsiasi cosa che state facendo, e state un attimo fermi. Ok, del resto, poi questa unità la devo spostare di nuovo indietro. Ok, qua siamo sotto il fuoco di varie unità del nemico. E qua c'è la tagmata che devo spostarla subito contro questi lancieri che sono ridotti piuttosto male. Dobbiamo fare fuoco principalmente sull'unità di picchieri goti, che sono quelli che mi preoccupano di più. Qui continuo a inseguire le truppe del nemico. E spostiamoci a dare una mano in questa zona. Possiamo anche far fuoco tutti a questa piccola unità di Miles che ci ha dato le spalle. E quindi possiamo falciarla brutalmente. Come mi piace a me. Ok, qua si sta ritirando un po' il nemico. E la cavalleria nostra sta affrontando un'altra cavalleria al nemico. Ottimo. Possiamo anche far fuoco a questi giavellottisti che stanno un po' più indietro. E questi Miles intanto stanno soffrendo un po' sotto il fuoco del nemico. Perfetto. Dunque, qua stanno arrivando dei marinai leggeri. Belisario, pensaci tu. Ah mio Dio. Che bello distruggere i marinai. Ok. Nostro generale è sotto attacco. Anzi, i marinai del nemico sono sotto attacco. È più corretto dire così. Poi del resto, posizioniamoci velocemente dietro al generale nemico. Facciamo una carica alle spalle, che così se lo ammazziamo, se lo facciamo ritirare, il morale del nemico andrà un po' a donne nei facili costumi. Infatti è morto. E spostiamo subito le nostre truppe dove servono, ovvero nella linea del fronte. Ok, qua si stanno un po' ritirando. E se riusciamo a fare un accerchiamento totale, possiamo vincere subito la battaglia. Belisario, tu non puoi fare nessun ordine, strano. Prendete i giavellottisti e distruggete tutte le unità che sono rimaste in questa zona. I picchieri hanno distrutto la formazione. Peccato per loro, ovviamente. E poi del resto potete fare fermare tutti il fuoco perché
Avete fatto abbastanza, senza ombra di dubbio. Dunque, del resto, qui la mia tagmata ha vinto nello scontro. O tagmata, non ho ancora capito come si pronuncia. Poi qui ci stanno altri giavellottisti, quindi spostiamoci un attimo. Anzi, Belisario, spostati lì. E poi del resto andiamo contro questi Miles con lancia. Attacchiamo anche con la tagmata questo un attimo questa unità di lanciere. Intanto non dovremmo soffrire troppo, perché comunque sono anche in ritirata. Cioè, poi oltretutto il morale nemico sta avendo uno shock. Per carità, potrei perdere un paio di uomini nello scontro. Però lo faccio più che altro per creare shock al nemico. E per tenere impegnate le mie truppe. Vedete, si stanno già ritirando, però non perché la mia tagmata è forte contro le unità di fanterie. Però perché appunto c'è bisogno che il nemico... Siccome ha già il morale che vacilla un po', si possono fare queste tattiche qui che in teoria non sono accettate. Però nella rotta l'importante è continuare a mantenere lo shock provocato dalla rottura del morale. Quindi la cavalleria, che è sempre ottima per provocare shock al morale del nemico, si può essere utilizzata per queste tattiche poco ortodosse. Perché in realtà non lo consiglio mai di fare una carica frontale con la cavalleria davanti alle unità di lancieri. Ma in questo caso sì. Oh mio Dio, yeah, il timer. Dunque, termina la battaglia. E yeah. Dunque, abbiamo ucciso Hilderic, che era il comandante di quelle truppe. E abbiamo preso la città. Quindi, occupiamo. E qua è solo rimasto... Sono rimasti un paio di uomini distrutti dopo quella battaglia. Dunque, abbiamo preso Ancona. Perfetto, ripariamo un po' tutto. L'unica cosa che voglio togliere è questa mandria di bovini. Anzi, senza ombra di dubbio, il campo da donata. Poi la mandria di bovini può creare squallore, però comunque. Stavo pensando, se noi togliamo il campo di adunata, che è una grande cosa, e mettiamo al suo posto qualcosa che possa migliorare lo squallore, ovviamente. Questa cosa qui può essere fatta senza troppi problemi. Riguardo le epidemie, invece, che è sempre un punto di domanda, un punto interrogativo per tutta questa serie. Come sta andando? Sta passando un po' ovunque. L'unica cosa che bisogna fare molta attenzione ancora. Del resto, non abbiamo troppi soldi da investire, purtroppo. E direi che per questa puntata è tutto. Mi sono perdonato facendo due battaglie in una sola puntata, e queste due battaglie qui state ridicole, cioè ho distrutto il nemico. E ci sentiamo alla prossima Le puntata, conseguenze dal della guerra resto si fecero ciao sentire ciao. sull'Italia per alcuni secoli, anche perché la popolazione, pur non essendo coinvolta direttamente nel conflitto, aveva abbandonato le città per rifugiarsi nelle campagne o su altre alture meglio fortificate, portando a compimento quel processo di ruralizzazione e di abbandono dei centri urbani iniziato nel V secolo. La guerra rese Roma una città spopolata e in rovina. Molti monumenti si deteriorarono e 14 acquedotti che prima della guerra fornivano acqua alla città, ne era rimasto solo in vita più uno. A vanificare, almeno a breve termine, ogni possibile, anche se molto difficile, tentativo di ripresa dell'Italia fu l'invasione dei Longobardi, che nel 568 provocò devastazioni, saccheggi nella penisola devastanti. Durante il periodo dei duchi, oltretutto, le condizioni degli italici sottomessi ai Longobardi si aggravarono, avendo i duchi spogliato le chiese, ucciso i sacerdoti, rovinato le città e decimato le popolazioni che erano cresciute come messi sui campi, come ha detto Paolo Diacono.